oggi siamo qua a raccontarvi tutte le attività che abbiamo portato a termine nel settimo municipio sulla questione parità di genere. I nostri due assessorati interessati al tema sono quello delle politiche sociali di Cristina Leo e quello della scuola, sport e cultura Elena De Santis. Sono stati tanti i temi trattati, quindi non solo esclusivamente legati al tema donna, ma molto più ampio. Però iniziamo dal tema della violenza contro le donne. Noi come municipio siamo riusciti a portare a casa vari risultati anche grazie all'input della Commissione per opportunità del settimo municipio presieduta dalla consigliera Anna Rita Lazzazzera. Come giunta siamo riusciti a prendere un immobile confiscato alla mafia e renderlo casa di semiautonomia per le donne vittime di violenza. Però ci sono state tante altre attività in questo ambito, vero Anna Rita, ce le vuoi raccontare? Soltanto 3 giorni fa, il 6 dicembre, è stata uccisa una ragazza di 29 anni per difendere la mamma, fatto da scudo, e quindi è rimasta colpita ed è morta. Noi nel municipio volevamo dedicare insieme alla scuola dell'infanzia di Villa Lazzaroni una panchina rossa ad una studentessa uccisa dal compagno della madre, sempre per difendere la madre, Antonella Russo. Quindi oggi vediamo che nonostante ci sia più attenzione, più consapevolezza e più azioni, la violenza continua imperterrita. Quello che noi abbiamo fatto comunque è abbiamo incontrato diverse associazioni che si occupano di questa tematica, che considerano la discriminazione, l'emarginazione, la sopraffazione nei confronti delle donne come fenomeni sociali diffusi, gravi, complessi. Abbiamo ascoltato anche operatori privati, tipo criminologi, psicologi, questo sempre per creare insieme, come istituzione, come municipio, un lavoro che potesse essere di contrasto appunto alla violenza sulle donne. Inoltre abbiamo collaborato sin dall'inizio con la Polizia di Stato, abbiamo aderito alla loro campagna Questo non è amore, e quindi con la Polizia abbiamo fatto degli incontri nelle scuole per parlare appunto per informare i ragazzi e sensibilizzarli su questo tema. Abbiamo partecipato con il camper della Polizia di Stato per la prevenzione e la sensibilizzazione sempre su questo tema alla fermata al metro Anagnina, il camper per strada dove la persona può entrare così in modo molto normale senza che venga vista da nessuno, e quindi lì trova un team di persone, psicologi, insomma polizia, legali e tutto, che possano aiutarli. Questo è un progetto che ancora continua, con la Polizia di Stato ancora continuiamo, con altri progetti che comunque andranno ancora avanti. Abbiamo raccontato la violenza non solo con seminari, ma anche l'abbiamo raccontata anche con l'arte, quindi con la poesia, con la musica, con diciamo. Sono stati fatti tantissimi eventi su questo. Ecco. Qual è lo strumento, Anna Rita, che avete messo in piedi sulla questione della violenza contro le donne? Perché so che avete fatto una sorta di violentometro, come si chiama? Il violentometro è stato, sentendo appunto una criminologa, ci ha presentato il violentometro, che poteva essere un misuratore di violenza. In base alle azioni subite la donna poteva capire se si doveva preoccupare o se era ancora in un range di normalità. Un livello di attenzione, quindi quando poter chiedere aiuto. Abbiamo presentato una mozione per la promozione del numero verde di pubblica utilità 1522. Abbiamo pensato che questo, parlando proprio con i ragazzi, ma anche con le persone per strada, a chiunque chiedevamo se conoscessero questo numero, molte persone non sanno nemmeno dell'esistenza e non sanno nemmeno a cosa si riferisce. Quindi da lì è venuta l'idea di fare questa mozione affinché questo numero sia di facile accessibilità.
che sia in un certo senso che sia dovunque, no? E quindi anche questo è uno strumento molto importante del numero a cui ogni donna, diciamo il primo soccorso per ogni donna che subisce violenza. Sempre un altro strumento, sempre per la violenza di genere, è abbiamo fatto una risoluzione per l'inserimento di una sezione nel portale di Roma Capitale dedicata al contrasto alla violenza di genere, adeguatamente segnalata con icona o banner nella home page, perché anche quando vai, le donne, magari qualcuno va, non era molto semplice trovare tutto ciò che era dedicato, quindi centri antiviolenza eccetera, quindi abbiamo fatto una risoluzione anche in collaborazione con altri municipi affinché fosse dedicata a questa icona, e questo è stato anche questo realizzato. Noi possiamo anche ricordare che nel settimo municipio abbiamo inaugurato in questa consigliatura il centro antiviolenza, sì. Un bando naturalmente del Dipartimento Politiche Sociali, ma la struttura è la nostra perché si trova nella sede del municipio di Villa Lazzarone. Il Poll, di cui abbiamo fatto mozioni, cioè abbiamo presentato, sì, mozioni, che è un'app della Polizia di Stato, che era nata per il bullismo. E invece durante il lockdown è stata estesa anche per la violenza di genere. È semplicissima, rispetta l'anonimato, e quindi chiunque voglia, sia testimone di violenze, anche un vicino o qualcosa, può scaricare quell'app e con assoluta riservatezza viene preso in carico la segnalazione, ma la persona che segnala resta anonima. Un'altra cosa importante per cui il municipio, la commissione ha lavorato è le campagne di formazione nelle scuole. Oltre che con la Polizia di Stato, abbiamo presentato come risoluzione il progetto Chiara, il progetto che è stato realizzato dall'assessorato pari opportunità, che è stato sperimentato con alcuni istituti superiori di Roma, quindi sono arrivati, per questo progetto ci sono stati dedicati dei fondi, e la scuola che ha vinto il progetto nel nostro territorio è la Lombardo Radice. I ragazzi raccontano le loro storie, e quindi i ragazzi sono riusciti anche ad emozionarsi e a capire bene cosa vuol dire il dolore, e cioè essere a mettersi nei panni delle vittime. Io so che avete lavorato parecchio non solo sul tema della violenza contro le donne, ma ad esempio anche sul tema della disabilità, sul tema dei diritti civili. Noi a proposito abbiamo anche realizzato una bellissima scultura che ricorda le vittime dell'Olocausto, non solo del popolo ebraico, ma anche dei Rom e della comunità LGBT. E che cosa avete fatto nello specifico su LGBT e disabilità? Allora, LGBT noi abbiamo incontrato comunque le associazioni LGBT, abbiamo incontrato, ho avuto la fortuna, insomma posso dire la fortuna, perché conoscere le vite degli altri è anche una fortuna molto spesso, persone che vivono queste situazioni, ragazze che vivono queste situazioni, e ragazzi anche che vengono cacciati di casa perché non tutti i genitori accettano la scelta di questi ragazzi. E allora abbiamo presentato anche una mozione per avere insomma nel nostro municipio una struttura che sia che per questi ragazzi che vengono cacciati di casa e quindi non sanno dove andare. Parliamo dei ragazzi naturalmente LGBT, principalmente trans, che sono le persone che più sono soggette ad essere allontanati da casa. Su questo punto, noi abbiamo, infatti ci siamo attivati, ci siamo fatti assegnare un altro immobile confiscato alla mafia. Stiamo provvedendo a fare i lavori di ristrutturazione, nel prossimo anno speriamo di concretizzarlo realmente e metterlo in opera. Abbiamo pensato di dedicare il giardino antistante municipio ad un'attivista trans, Marcella Di Folco.
non credo che sia stato dedicato niente a una persona trans finora. Poi ho saputo adesso che a Torino penso che ci sia, abbia l'intenzione di dedicare qualcosa a Marcella Di Folco. Noi ci abbiamo pensato. Siamo prima, stati primi nel giardino arcobaleno fronte al municipio. Per motivi appunto di lockdown e di vari motivi così tecnici non abbiamo ancora potuto fare questa inaugurazione, però era comunque una cosa importante e un segnale abbastanza positivo. Il Consiglio del Municipio 7 aderisce al sostegno dell'approvazione della legge contro l'omotransfobia e la misoginia. È una legge che adesso è passata alla Camera, adesso è in Senato e quindi noi come Municipio, come Consiglio del Municipio abbiamo dato la nostra adesione, quindi anche le persone trans e persone LGBT possono avere gli stessi diritti che hanno tutte le persone. E una maggiore tutela. Un'altra cosa importante, abbiamo audito, insomma abbiamo sentito l'Unione Italiana Ciechi, che insomma parlando ci hanno spiegato di quante tecnologie ci sono per le persone con disabilità. Quindi tutta una serie di tecnologie, ma non solo per i non vedenti, anche per chi non riesce a camminare, per chi non riesce a sentire. Quindi ci hanno veramente illustrato tantissime tecnologie. Anche io posso intromettermi su questo, sì. Ad esempio la piazza di via Flavio Stilicone è stata realizzata anche in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi. Loro ci hanno dato tutta una serie di indicazioni per poter creare il percorso che agevolasse le persone non vedenti nella fruizione di quella piazza. Quindi è stata una collaborazione molto, molto importante. Sì. E anche qui abbiamo fatto appunto una mozione affinché queste tecnologie quindi fossero promosse e diffuse sul nostro territorio, perché tante persone anche con disabilità non sanno che ci sono veramente strumenti che possono rendere loro la vita molto, ma molto più, cioè, più facile. Abbiamo anche sentito un'associazione di persone sorde che hanno un progetto appunto per fare poi dei corsi a chi volesse anche imparare la lingua LIS. Loro lo farebbero anche come, ad esempio, c'è chi prende il reddito di cittadinanza, lo farebbero anche come così, gratuitamente perché prendendo il reddito loro avrebbero piacere di fare questa cosa qui. Diciamo questo è per quello che riguarda la disabilità. Ultimo tema, che è quello degli uomini maltrattanti. Gli uomini maltrattanti. Che è assolutamente affine al tema della violenza contro le donne. Anche questo è un argomento importantissimo, perché è vero che dobbiamo tutelare e proteggere le donne che subiscono violenza, ma dobbiamo anche prevenire, cercare di prevenire. E quindi abbiamo pensato di chiedere la riapertura di uno sportello per uomini maltrattanti nel nostro municipio. E in che consiste? Cioè l'uomo che compie violenza si rende conto che è sì. Una patologia, diciamo, il suo atteggiamento, può lui rivolgersi oppure possono anche essere segnalati uomini maltrattanti? In genere questi uomini devono volerlo, nel senso perché così ci hanno spiegato, non li costringi. Però ci sono, diciamo, su un numero di 100, diciamo una quarantina, così ci hanno detto le associazioni, riescono a farsi aiutare, perché questo lo fanno molto spesso per riacquistare la relazione con i figli, quindi pur disposti a riprendere la relazione con i figli accettano di farsi aiutare e quindi di frequentare questi centri per uomini maltrattanti dove diciamo, si mettono a nudo, comunque vengono aiutati e abbiamo visto dalle percentuali che comunque funziona. Il lavoro al femminile abbiamo sentito insomma, le tassiste di Roma, no? Che è una categoria dove diciamo, oltre che aiutano moltissimo e si adoperano appunto per la violenza, contro la violenza, ma anche tante altre attività per i disagi di ognuno,
chiaramente parlavamo del loro lavoro, cioè della difficoltà appunto, essendo donne, avendo dei figli, eccetera, quindi il lavoro notturno spesso dei tassisti. E quindi va bene, c'è stata anche molta interlocuzione con la commissione capitolina. Nel caso delle donne migranti, ascoltando appunto la consulta migranti, hanno fatto un bellissimo progetto, il progetto Engage, che appunto, come dicevo prima, ho fatto in modo di portarlo alla commissione capitolina affinché questo progetto si espandesse un po' su Roma. E un altro argomento è quello delle violenze, dei bambini che subiscono violenza. Subiscono violenza o assistono a violenza. Ecco, quella della violenza assistita, anche quello abbiamo sentito, un'altra grande associazione cercando di capire come loro si interfacciano con questo tipo di tema. La cosa ci è molto piaciuta e pensavamo appunto di... Stiamo individuando le strutture all'interno sempre di Villa Lazzaroni affinché si possa attuare questo progetto di sostegno ai bambini che assistono alle violenze. Per non parlare appunto di padri separati e di tutte le problematiche che comunque hanno, abbiamo conosciuto un giudice che ci ha appunto dato l'indicazione che se abbiamo progetti culturali, sociali, sportivi, possiamo chiedere di avere strutture... gli immobili quelli confiscati. Tanti, sì. Non definitivamente. Anche quella è stata una commissione utile da una parte, perché abbiamo perché capito... spesso il problema dei papà separati, dovendo pagare anche gli alimenti per i figli, spesso non hanno la possibilità di prendere in affitto altri immobili dove poter vivere, quindi il problema principale è proprio quello dell'abitazione. Sì. Quindi poter avviare un progetto di sostegno di immobili confiscati per dare un alloggio a questi genitori è sicuramente un grande aiuto. Il tema degli immobili non confiscati è partito dai padri separati, che comunque sono stati dati, mi sembra, 150 appartamenti a Guidonia ai padri separati. Ma per tutte le nostre... i nostri temi, anche la centri antiviolenza, certo, per bambini vittime di violenza assistita, ma tanti altri progetti anche culturali, sportivi, sociali. Quindi abbiamo anche lì presentato una mozione sempre. un altro tema è quello delle mutilazioni genitali femminili. Quindi abbiamo sentito una Africa Onlus, un'associazione che praticamente si occupa di questo, quindi ci hanno raccontato un po' le spose e bambine, quante donne nel mondo ancora subiscono non solo violenza, ma parliamo proprio di bambine, bambine molto piccole. E su questo abbiamo organizzato un evento facendo partecipare studenti, vittime di tratta e prostituzione. Abbiamo affrontato questo tema per sensibilizzare un pochettino questo tema, che comunque sui nostri territori, in collaborazione con il Municipio Quinto e Sesto, abbiamo organizzato un convegno proprio per sensibilizzare su questa tematica, perché con i territori limitrofi questo tema è molto sentito, è questo della vittime di prostituzione e tratta. Abbiamo sempre sentito in commissione tutta la storia di queste ragazze che vengono adescate, la maggior parte sono nigeriane, insomma la storia è abbastanza lunga, che vengono adescate, vengono in Italia ma poi finiscono in strada. Chiaramente la commissione continua e il municipio continua a lavorare su questi temi, tant'è che adesso il prossimo incontro sarà con i tutori dei minori stranieri non accompagnati e delle bambine che subiscono che vengono abbandonate, quindi questo è uno dei temi, ma ne affronteremo anche altri. Un altro tema che è importantissimo, che ho dimenticato, è lo sport che è anche uno strumento contro la violenza, ma è uno strumento di partecipazione. E quindi quello che noi abbiamo fatto è coinvolgere le associazioni, affinché ci sono molte bambine che amano il calcio, il gioco del calcio,
però sono femminucce, allora magari non vengono considerate. Invece associazioni del nostro territorio hanno formato queste squadre femminili di bambine, e quindi questa è anche un'altra cosa molto bella. Non solo, molte di queste associazioni sono squadre anche formate da persone con disabilità, e anche quello è una cosa molto importante. Quindi ringrazio tutti i volontari che dall'inizio, cioè dal 2016, dal cui noi siamo qui, non ci hanno mai abbandonato. Quindi poi ci sono delle fotografie che riprenderanno questi eventi. Ringrazio veramente tutte le persone che hanno contribuito, tutte le persone che hanno partecipato alle commissioni, tutti. Sì, diciamo che di attività ne sono state fatte tante su questo tema. Anna Rita naturalmente oggi è un po' emozionata perché è un tema complesso che lei ha portato avanti con grande abnegazione e ci ha permesso come giunta di ottenere parecchi risultati, perché le loro iniziative, i loro incontri si sono poi trasformati in opere nel territorio proprio a sostegno di tutte queste categorie. Quindi io mi sento di ringraziarti come presidente di commissione pari opportunità del settimo municipio, e continuiamo così fino alla fine della consigliatura. Sì, direi io ringrazio la presidente Monica Lozzi sempre per il sostegno che ci ha dato.